the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sword the fire, motherfucker. I'm set. Are you ready for me? The street seems music. I'm here to satisfy. You're moving with a slow get ready. You can feel the sky. No reason to feel dirty. Just take a look at me. I'll give you what you want. Let's take a time for ecstasy. We want to shake it out. Your time is your style. I want to feel so bad. Ritorna proprio tutto alla grande per il super show di Telebari. Abbiamo avuto il ritorno della musica con grandi cantanti, del cinema con grandi premiere, e adesso torna la comicità. Abbiamo incontrato un grande amico della Puglia e del super show di Telebari, Mister Paolo Migone, intervistato in esclusiva per il super show di Telebari. Che facciamo adesso, ragazzi? Ci guardiamo l'intervista. Tanta frutta qui nel camerino di Mister Paolo Migone. Benvenuto a Bari. Benvenuto a Bari, c'è lei. Dolce compagnia. Sì, c'è una bella signora che è presidente Lavo. Signora Anna Maria, vero? Sì, Anna Maria. Cos'è Lavo? Lavo è un'associazione di volontariato ospedaliero. Noi andiamo al presidio ospedaliero San Paolo. Siamo a Bari da 6 anni e questa però per la prima volta è la giornata nazionale, quindi ieri si è festeggiata questa giornata nazionale in tutta l'Italia. Quindi noi siamo 240 associazioni e siamo 30.000 volontari in tutta l'Italia. Noi a Bari abbiamo avuto un programma un po' più lungo, per cui si conclude stasera con lo spettacolo qui con Paolo. Ma mai questa scelta di Paolo? Dove l'avete visto? Vi siete innamorati? Dove è scoccata la scintilla? Allora, l'idea era uno spettacolo allegro, perché io credo che sia importante l'allegria. Ma a quel punto chiamavate un comico. Per te è una grande occasione di ritorno a Bari. Sì, io ho dei ricordi belli di tanti anni fa, circa 17 anni fa. Era appena bruciato Petruzzelli. Ah, quindi un bel periodo per la nostra città. Periodo di fuoco. E niente, ho lavorato con Totti e Tata, con Gianni Nunziante, insomma, ho dei bei ricordi. Quindi ogni volta che torno qui a Bari ci torno volentieri. Se dovessi ripetere il connubio con Totti e Tata, edizione 2010, come vi vedreste insieme? Intanto abbiamo tutti e tre la pancia. È già un inizio. Sei qui questa sera per i volontari ospedalieri. Ti sei mai immedesimato magari in un ruolo alla Patch Adams? Siamo coloro che portano il sorriso negli ospedali. Io da qualche anno sto aiutando un'organizzazione che aiuta i bambini malati di tumore a Modena. E anche se mi costa un po' di fatica perché vedi delle realtà terribili, vado proprio in ospedale. Io so disegnare e faccio dei disegni, ragazzi. E mi impegno in questo. Che cozzalone, hai visto il suo show sul canale 5? Questa della Daddario è la storia vera. Che piano. Si trovò a palazzo quella sera. Numero. È il premier che la vide così bella. Sul letto di Putin la mise a pecora. Luca! E furono sospiri. Per cortesia, fallo per me. Sono altri 1.000 euro, 16 giri. Durò tutta la notte questa cotta.
adesso fai una doccia, poi un'altra bolla. Non lo dire! No, adesso invece arriva la parte volgare. Ne ho visto, no, ho visto gli altri due, Ale Franz, perché ero in giro. Io giro sempre, vivo pochissime case, per la gioia di mia moglie. Immagino. Sul palco del nuovo palazzo di Bari, cosa porterai? Ma io sono un po' un animale, guardo, annuso il pubblico, dipende dalla gente che c'ho davanti. C'ho un 20 anni di repertorio e a seconda di chi c'ho davanti faccio questo o quel pezzettino. Lei sicuramente potrà essergli d'aiuto. Chi si troverà davanti? Che gente ci sarà qui questa sera? Stasera c'è gente veramente di tutti i tipi, perché noi volontari siamo tanti, abbiamo fatto tanta pubblicità, per cui abbiamo da ragazzi giovani a signore non più tanto giovani, quindi c'è veramente un po' di tutto. Assolutamente. Ma quando ti sei reso conto di far ridere? Vabbè, già in terza elementare, perché facevo l'imitazione delle maestre. Si nasce, secondo me, come il prete, no? Una vocazione, una dote naturale. Io so solo fare ridere, però. Tutto il resto è un disastro. Ma non ti capita mai magari di pensare una battuta e dici questa è fantastica, rideranno tutti, e poi niente? Io ogni cosa che dico... No, io ho un cervello con un virus dentro, io produco battute continuamente anche se non ne ho voglia e anche se non voglio. Ma anche per esempio situazioni drammatiche, no? Ti faccio un esempio, c'era una signora, la mamma di una mia amica che gli ha trovato un tumore qui, poi è morta e gli hanno tagliato un braccio, per dire, anche il mio cervello non gliene frega nulla di pensare, è tragico. C'avevo già la battuta, poi naturalmente me la reprimo dentro, che quando è morta dopo un mese ho detto ma il braccio ce l'hanno messo dentro la barra. Pensa come che cervello. Un po' una merdina. Una merdina, sì. Quindi io penso a tutte le battute che invento e poi le lascio girare nel buio del cervello e non le uso, ma girano. Il cervello c'è il buio. Il mio sì. Il tuo? Non so, io questo non lo so sinceramente. Verificheremo. Non c'hai luce, c'hai buio. Io non c'ho proprio il cervello. Tutto l'inverno, stressatissimo, avevo un libro regalato da un amico sul comodino. Se lo stava leggendo il comodino il mio libro, perché io non avevo tempo, arrivavo stanco la sera a letto, lo leggevo la prima pagina. Il giorno dopo, c'avevo l'uno stampato qui, della pagina numero uno. Prendo il libro, lo metto sotto l'ascella, me lo porto a hell, alla main. La tranquillità del lettino me lo leggo, quindi arriviamo a me. Sempre il libro qua, sapeva di ascella perché l'ho tenuto 16. Arriviamo nella casa, nella camera, io vado ingenuo, vado sul balcone, guarda che bel sole, guarda che bella spiaggia. Nel frattempo sento di là la mia moglie, aveva riempito tutti i cassetti, tutta roba sua, 20 cassetti, ce n'era uno solo che non andava, mi fa quello è il tuo. Col Black & Decker faccio dei buchi e ci metto i calzini arrotolati così. Ma comunque, arrivo, lettino, piscina, l'acqua zigrinata dal ventarellino di maestrale, silenzio, uccellini. Prendo il mio libro, come apro la pagina, ciao, l'animatore. Perché sei così triste? Io non sono triste, sei te che sei stronzo. Giochiamo? Dai, giochiamo a nascondino? Nascondino. Ho 52 anni. Sono 40 gradi all'ombra. Anche le lucertole hanno la bandana. E io dovrei giocare a nascondino con te. Leggendo di questo spettacolo sulla Repubblica di Bari, ho letto che ci sarà un riferimento ad una testa un po' spettinata, quindi non certo la tua. Sì, io avevo uno spettacolo dove mi levavo una parrucca spettinata come i miei capelli. Oh, caspita. Era un colpo di scena bellissimo. E adesso non c'è più questa parrucca. La parrucca ora è... lei è rimasta abbastanza castana e ora non torna più con lui.
Tommasi sta diventando come Branduardi. Cioè? Così, cenere. Beh, però Branduardi ci regala sempre mele da cogliere alla fiera dell'est. Topolini? Sì. Cogli la prima mela, eh? Dai. Deve continuare con noi il duetto, però. Cogli la prima mela. Ah, non me la ricordo. La prima mela, me. Me. No. La. Boh. Save myself. Save myself.